Giornata primaverile e immensa cornice di folla per una partita priva di contenuto tecnico e che soltanto nella prima fase ha offerto qualche emozione. Se in questo periodo il Napoli, che presentava una ennesima formazione, è andato più vicino al gol, qui vediamo Vianello che tira banalmente su Rosato, ciò è accaduto per alcuni spunti individuali e del tutto occasionali. Ecco Sormani che di testa su calcio d'angolo sfiora il palo. Nel Milan, fermato per la seconda volta in trasferta dopo 5 vittorie di fila, è venuto a mancare l'abituale riferimento al proprio capitano e regista. Nell'unico tempo che ha disputato, Rivera è apparso infatti in pessime condizioni fisiche ed è stato quasi assente dal gioco. L'azione milanista, molto sicura in difesa, si è affidata in attacco solo a Prati e a Sogliano, peraltro sottoposti a guardia strettissima con l'appoggio di Benetti. Alla mezz'ora, approfittando di uno scivolone di Schnellinger, Altafini scatta ma calcia debolmente da posizione molto angolata e Codicini calmissimo respinge di piede. Riprende in prota ma Sabadini arresta col corpo e Benetti provvede poi ad allontanare. Il Milan si risveglia ma non riesce a creare azioni veramente pericolose. È invece ancora il Napoli a farsi minaccioso e Codicini interviene a pugni chiusi su una cannonata di Montefusco. Poco prima dell'intervallo, per un fallo sullo stesso Montefusco, Sormani batte la punizione verso in prota in corsa. Tutti gli ospiti sono nella loro area di rigore ed è addirittura Prati che favorisce il rinvio dei difensori. Nella ripresa, quando Zanzaro prende il posto di Rivera, bisogna aspettare diversi minuti per vedere il pallone indirizzato verso una porta ed è ad opera del terzino Sabadini. La partita scade completamente di livello e si riduce a una sequela di batti e ribatti confusi con innumerevoli interruzioni arbitrali causate da entrate troppo decise. Il Napoli, che ha avuto in Ripari e Pogliana i suoi uomini migliori, al 19° ha una nuova favorevole occasione, ma Vianello ha la improvvisata. Pur essendo sfuggito a Benetti e a Schnellinger, si fa precedere dall'ottimo Codicini al momento conclusivo. Poi un bello stop di Prati, con girata di sinistro alta di poco, provoca uno dei rari applausi del pubblico. Al 30° Vianello, il più attivo degli avanti napoletani insieme con Altafini, si intestardisce in uno sterile dribbling e si fa togliere la palla da Anquilletti. L'incontro non ha più storia, tranne uno scontro fortuito Codicini-Anquilletti, anche perché le due squadre sembrano aspirare ormai soltanto alla divisione della posta.